Benvenuti in un nuovo video. Oggi ho fatto anche il Get Ready With Me di questo trucco, ma non sapeva da fare, insomma, non è la giornata manuale per quanto riguarda il make-up. Infatti, non mi è venuto bene, soprattutto anche l'eyeliner, non mi è venuto bene come le volte scorse. E insomma, mi sono tutta anche impiastricciata col mascara, un disastro. Però spero comunque di tenervi compagnia. I passaggi del make-up ci sono. Fatemi sapere. Sono un disastro della natura, nel vero senso della parola. Poi ho detto, dai, lo giro qua questo videuzzo perché ho lavato i piatti e stanno asciugando sul bancone. Quindi ho detto, dai, lo faccio nella mia postazioncina anche questo. E in questo video vi faccio vedere le mie Yankee Candle. Non sono tantissime, le ho scoperte qualche anno fa sul canale QVC e sono rimasta affascinata dalla loro descrizione, sì, profumatissime da spente, però soprattutto da accese, quindi questo inebriare l'ambiente, farsi coccolare dal profumo effettivo della candela, insomma, mi hanno tentato e le ho acquistate proprio sul sito e ne sono rimasta contentissima. Poi ho scoperto che c'è anche un negozietto alla corte che li vende, quindi ogni tanto vado e ne acquisto qualcuna di nuova, solo che c'è pochissima scelta e non le mettono mai in sconto, mai, 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 mai. Misteri. Allora iniziamo subito. Inizio con la mia unica giara, che costano veramente un botto, ed è questa, la Passion Fruit Martini, che ha un profumo super fresco estivo che mi è piaciuto tantissimo e mi ha conquistata al primo sniffo. Quindi l'unica è questa, ma spero comunque di provare anche qualcun'altra di giare. Poi è carina perché ti rimane anche la giaretta in vetro. Poi allora facciamo così, così poi le sposto. Ok, una votiva è la Black Plum Blossom. Bellissima, e questa ho anche in tarte, bellissimo profumo forte e persistente, molto molto bello. Poi ho preso due Macaron Treats perché mi è piaciuto un sacco il profumo. Eccole qua, sempre votive. E poi mi piacciono anche tantissimo perché sono tanti colori diversi, super sgargianti ed allegri, quindi oltre ad avere un profumo fantastico è anche una gioia per gli occhi perché sono tutte colorate. Poi la Fluffy Chowls. Questa qua, questa è molto delicata, però il profumo mi è piaciuto parecchio. Poi una tarte è la Vanilla Lime, anche questo profumo strepitoso. Io non sono amante della vaniglia, lo sapete, però in combinazione con altre fragranze devo dire che non mi dispiace affatto, soprattutto se sono belle intense. Poi la Bahama Breeze, quindi anche questa bella estiva. Non le sniffo, mi viene da sniffarle tutte, ma hanno tutte un profumo stupendo. Poi la Orange Splash, vedete questi bei colori allegri. Questa natalizia, anche questa natalizia, la All is Bright, l'avevo preso proprio nel periodo natalizio. Ok, è sempre natalizia la Cherries on Snow. Poi questa mi piace tantissimo, mi aveva regalato Donna, è la Pink Sense. E ha un profumo bellissimo, molto molto bello, delicato ma molto molto gradevole, mi è piaciuta tantissimo. Altra votiva è la Mango Peach Salsa, anche questo è un bel profumo dolciastro però forte, molto molto bella. Poi le hanno anche aumentate nel negozietto, adesso che ci penso, perché costavano un po' di meno. Poi la Black Coconut in Tarte, ma di queste ne ho due. Quindi due in tart e poi ce l'ho anche in votiva. Non mi ricordavo mai il nome, lo chiamo su questa. Ecco qui. Poi, queste sembravano identiche, invece no. Una è la Margarita Time. Poi alcune le avevo viste anche in foto da voi, quindi ho detto dalle per provarle. Una Macaron Treats in tart. Tarte Vanilla Cupcake. Questa è proprio sa di boboetto. E Vanilla Cupcake l'ho presa anche per la macchina, quindi le Car Jar, questa qua, che da utilizzare. L'ultima tarte che vi faccio vedere, poi sono tutte votive, è la Egyptian Mask. Questa me l'aveva regalata Ali. Non mi ricordo se ho detto la Pink Sand che me l'aveva regalata Donna. Poi, questa Summer Scoop. Mi piacciono tantissimo, quindi 84 denti perché mi piacciono davvero tanto. Anche questa è bellissima, la Pink Dragon Fruit. Guardate che fucsia, bello intenso. Poi la Citrus Tango, qua, con limonata, mi sono fissata con limone per tutto. La Waikiki Melon, che è questa bella estiva. Ed infine la Pineapple Cilantro. Non
riuscivo a capire se stavo leggendo bene oppure stavo mischiando le lettere. E questa qua è la mia ultima Yankee. Non sono tantissime, però sono un bel po' e mi devo anche decidere perché a volte non le uso, lo sapete perché? Per non consumarle, perché poi finiscono. Yeah! Brava, lei favolosa! Poi mi succede come la borsa che non la usi quasi mai e poi si distrugge, top, come al solito. E quindi queste sono le mie candeline Yankee Candle. Voi, a voi piacciono? Le avete provate? Conoscete queste fragranze che vi ho mostrato? Se sì, fatemi, consigliatemi quale utilizzare per prima. Io vi ringrazio per aver visto il video, vi mando tanti tanti super baciottissimi e se vi va, ci vediamo al prossimo. Ciao!